Sono le 14:20 quando nella chiesa di Mesagne arriva il feretro di Melissa Bassi. Una piccola bara bianca, sopra un cuore rosso e i fiori di mamma e papà. È il giorno del dolore a Mesagne, paese dove la sedicenne uccisa nell'attentato davanti alla scuola Morvillo Falcone sabato scorso a Brindisi era nata, cresciuta e viveva. In chiesa ci sono gli amici, le compagne di scuola, gli zii, la nonna, il papà Massimo che stringe la foto della moglie Rita che non è presente e ancora in ospedale, distrutta dal dolore. Il Signore sia con voi. Alle 16:30 arrivano le autorità, il presidente del Consiglio Monti e poi i ministri Cancellieri, Profumo e Severino. C'è il presidente della Camera Fini, D'Alema, il procuratore antimafia Grasso. Il rito è officiato dall'arcivescovo di Brindisi. Il Vangelo scelto è quello di San Giovanni. Nel mondo avete tribolazione, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. C'è poi il momento dei ricordi e dei pensieri dei compagni di Melissa. Con la giornata di sabato ci portiamo dentro un grande dolore, ma anche una grande forza, che ci aiuterà a realizzare i nostri sogni, anche per te. Alle 17:35 la bara esce dalla chiesa. La piazza, stracolma di tanti giovani, l'accoglie con un lunghissimo applauso. E in cielo si levano tanti palloncini bianchi.